i soldi, due per lo show, tre per il prossimo. Salve a tutti ragazzi, sono ZWilix ed oggi siamo qua con il nuovo appuntamentozzo bomba del martedì, perché oggi è uscito un caccia particolarmente interessante, ovvero il Buckingham Pyro. E sarete voi a stabilire se vale la pena o meno spendere tutti quei soldi per il suo prezzo d'acquisto e per le sue modifiche, ovviamente scegliendo un voto nel sondaggio in alto a destra. Prima di cominciare ragazzi vi ricordo di lasciare un bel pollicione in su se volete supportarmi, ma come al solito lo so benissimo che lo farete, grandissimi, vi stimo tutti quanti. E insomma ragazzi, cominciamo subito. Il Pyro costa ben 4.455.500 dollari, porca puttana, aggiungete un altro 5 già che ci siamo, oppure 1.105.000 dollari in meno con il prezzo scontato, ed è ovviamente un aereo acquistabile sul sito World Stock Cash & Carry. Incredibilmente è un aereo a due posti, ma la cosa ancora più incredibile è che per essere un caccia il gioco lo considera come un aereo piccolo se proviamo a spostarlo nell'hangar, ed è stranissimo vedere un caccia di dimensioni piccole addirittura a due posti, anche se devo subito smentire che essere un passeggero in questo aereo è inutile perché non possiamo aggiungere bombe sul nostro pyro. E a proposito di modifiche, per queste modifiche ho speso ben più di 450.000 dollari, per un totale di ben circa 5 milioni di dollari tra acquisto e personalizzazione. E se il pyro non è modificato è abbastanza inutile come aereo, perché per aggiungergli i missili automatici purtroppo dovremo comprare la sua modifica. Senza i missili automatici questo aereo avrà solamente i mitragliatori praticamente inutili, lo andrete a vedere nel corso di questo video. E al solito le modifiche sono praticamente uguali agli altri caccia, con la differenza che questo aereo non supporta la modifica delle bombe, e ovviamente come tutti gli aerei ha anche le sue livree uniche. Nella realtà questo pyro è principalmente ispirato alla The Havilland Vampire, spero di averlo pronunciato bene, anche se ci sono tantissimi elementi presi da altri aerei, come sempre il The Havilland, sia Vixen o ancora il Venom. No, non sto parlando del cattivo della Marvel Comics. Il nome Pyro in greco significa fuoco, probabilmente per questo la Rockstar ha scelto di aggiungergli questo nome. Questo aereo possiede delle mitragliatrici davvero scarse, come detto prima, come purtroppo anche la maggior parte degli aerei in questo DLC. Sono praticamente inutili, e uccidere qualcuno con i suoi mitragliatori è più difficile che convincere un vegano a mangiare una bella bisteccona fiorentina. Con questo non sto attaccando i vegani, sia chiaro, anzi mi fa piacere che siete vegani, se c'è qualche vegano che sta guardando questo video, almeno grazie a voi potrò mangiare più carne del solito. Vabbè, tralasciando l'ignoranza italiana e continuando a parlare delle sue prestazioni, questo aereo è molto molto più agile rispetto agli altri aerei del DLC. Ovviamente agilità non significa velocità, perché vi posso assicurare che l'Hydra è più veloce parlando di velocità massima, ma se gli aggiungiamo la manovrabilità da gara, questo aereo ragazzi volerà che una bellezza, è veramente divertentissimo utilizzare questo aereo aggiungendogli questa manovrabilità. Io penso che pilotare questo aereo è davvero molto piacevole e divertente. Riguardo i missili non c'è molto da dire, sono i tipici missili guidati standard che abbiamo nel Buzzard, nell'Hydra, eccetera eccetera eccetera. La rapidità di fuoco dei missili automatici è la stessa come in tutti gli altri velivoli che hanno questa caratteristica. Per essere un aereo piccolo, il Pyro riesce a reggere addirittura due colpi esplosivi di un fucile da cecchino pesante MK2, il che anche qui la sua armatura non è niente male per essere un caccia stile libellula. Come detto prima, il passeggero non serve praticamente a nulla, eccetto per il fatto che se voi vi catapultate dall'aereo e stavate pilotando il vostro aereo, una volta che vi siete catapultati, il vostro passeggero potrà continuare a pilotare il Pyro. Solo questo ha come utilità il posto del passeggero in questo aereo da guerra. E volendo potete trollare i vostri amici inserendo la guida del vostro veicolo personale come passeggeri. Sarebbe una trollata veramente unica, anche se, beh, oddio, poi il passeggero si catapulterebbe, questo è vero. Comunque, il mio consiglio è innanzitutto di comprare questo aereo solo con il prezzo scontato, perché potete risparmiarci ben 1.050.000 dollari sopra se avete completato 33 missioni scorte. E poi consiglio di comprarlo solo agli amanti del caccia, perché comunque non ha grosse differenze rispetto agli altri caccia. Se magari avete già il Molotov oppure semplicemente anche solo un Hydra, vi assicuro che il Pyro non vi servirà. Altrimenti, se vi piacciono questi tipi di aerei, allora compratelo subito, perché si tratta comunque di un caccia che fa il suo lavoro, è molto agile, ha i missili guidati, ha una estetica molto differente dagli altri caccia, soprattutto è anche un aereo bellissimo da guardare, e più di così non si può chiedere, insomma.
insomma. Se comunque non siete convinti di comprarlo, nonostante avete una mezza idea di volerlo nel vostro hangar, potete provare questo aereo nella modalità competizione scorte al volo numero 2 e 5 con la modifica dei missili guidati, così potete pure dare un giudizio voi stessi sul Buckingham Pyro senza spendere un centesimo in gioco. E fatemi sapere nel sondaggio in alto a destra se secondo voi vale la pena o meno spendere 3.500.000 dollari in totale tra modifiche e prezzo scontato. Sono curioso di sapere le vostre opinioni, perché sinceramente non saprei dirvi se vale la pena o meno spendere questi milioni. Sicuramente per un non appassionato di aerei da caccia non ne vale la pena. Parlando invece di bonus, la Rockstar questa settimana ha inserito il 25% di produzione più veloce in tutti i business dell'MC. Quindi se ad esempio avete uno stabilimento di cocaina, la vostra merce si produrrà più in fretta del normale. E la stessa cosa vale per i bunker, sia per quanto riguarda la produzione merce che per le sue ricerche. Se siete interessati vi lascerò le due guide su come fare soldi con queste due attività nella descrizione. Oltre a questo, la Rockstar ha messo il doppio guadagno nella modalità scorta al volo e in guerriglia motorizzata. Tutti questi bonus dei business e del doppio guadagno dureranno fino alla mattina di martedì 17 ottobre. Ho fatto anche un video su come vincere la modalità scorta al volo, troverete sempre questa mini guida nella descrizione. Infine, parlando di sconti del 25%, i più interessanti sono lo sconto di questo bunker, ovvero il bunker al demolitore Thompson, lo sconto all'hangar di Fort Zancudo numero 3499, che sarebbe l'hangar che tengo io e che personalmente consiglio a tutti, sempre se non avete un hangar, altrimenti lasciate stare, lo sconto su tutte le modifiche all'officina del nostro caro zio Benny di qualsiasi veicolo custom, lo sconto sulla Rocket Voltic ed infine uno sconto sulla Kuruma Blind data. Quest'ultima davvero niente male, poi il resto degli sconti sono tutte cagate pazzesche. Quindi niente ragazzi, mi raccomando, lasciate un bel pollicione in su se questo video vi è piaciuto, fatemi sapere cosa ne pensate tra i commenti di questo aereo, ma soprattutto votate il sondaggio in alto a destra che ho inserito in questo video. Da Zeta Willix è tutto, ci sentiamo al prossimo video. Vedi, accendo questa con i frati fianco, tutti quanti in chimica col volto bianco.